Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pagnotta di grano duro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito, e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la semola l'olio il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal forno, adesso andremo a posizionarlo su una tortiera rivestita con carta da forno. Incidiamo una croce con una lametta. Spolverizziamo con la semola. E lasciamo lievitare per 2 ore in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pagnotta dal forno, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 45-50 minuti circa, mettendo sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua calda. La pagnotta è cotta, lasciamola intiepidire prima di consumarla. Pagnotta di grano duro. Grazie! E alla prossima ricetta!